Per notizia dal comune siamo a Collegno in occasione della visita pastorale del cardinale Severino Poletto, che incontra le autorità, il sindaco della città e l'amministrazione comunale tutta e la cittadinanza di Collegno, anche in occasione del superamento da parte della città di quota 50.000 abitanti. Noi ne parliamo con il sindaco della città Silvana Cossato e con il cardinale Severino Poletto. Beh, è un incontro sicuramente importante, credo sia la prima volta e sicuramente lo è da moltissimi anni che abbiamo l'onore di ricevere la visita del cardinale. Ci sembra opportuno e ci ha fatto piacere la disponibilità e l'interesse a un incontro con l'amministrazione. È altresì vero che non è questo il momento per confrontarci su temi importanti e anche delicati che riguardano il rapporto tra Chiesa e Stato, tra Chiesa e amministrazioni locali, ma questo oggi è una giornata di benvenuto, di accoglienza e di ospitalità. E noi siamo sicuri, la nostra città lo sta dimostrando, lo stanno dimostrando le parrocchie, lo sarà anche l'amministrazione comunale. Insomma, una visita importante che ancora di più conferma il nostro ruolo di città, città che appunto ha superato i 50.000 abitanti. C'è questo dato molto concreto, la regolarizzazione dei cittadini stranieri ha dato una spinta ad un trend che era già evidente. A me piace anche pensare che anche il bimbo della nostra assessora Susanna Ruzza, che è nato a fine marzo, abbia contribuito a questo superamento del 50.000esimo. Abbiamo dato come giunta un segnale di crescita e di sviluppo. Noi abbiamo dati oggettivi che dicono che siamo scelti dalle giovani coppie, dalle giovani famiglie. Infatti la popolazione infantile comunque è in aumento, abbiamo circa 9.000 minorenni residenti in città, ma soprattutto le giovani leve, le leve del 2005-2006 stanno attorno ai 450 nati, il che vuol dire esigenza di nuove scuole, e l'abbiamo già detto altre volte, stiamo costruendo scuole dell'infanzia, cosa che non è così diffusa nel nord Italia. Complimenti a Collegno, che ha superato i 50.000 abitanti, che significa che è un luogo dove la gente ama abitare. Può darsi che ci sia anche una motivazione di tipo, diciamo così, logistico ed economico, perché abitare a Torino, ormai tutte le cittadine della cintura stanno crescendo e Torino diminuisce, perlomeno rimane più o meno lì, ma credo che sia anche una motivazione, perché qui l'ambiente è sereno e la gente si trova bene. Questo va anche ad onore dell'amministrazione comunale, oltre che penso delle comunità cristiane, e sono ben lieto di fermarmi adesso un po' di tempo a incontrare l'amministrazione comunale, il sindaco, gli assessori e gli amministratori del comune, perché desidero veramente che si senta desiderio della Chiesa, della comunità cristiana, non solo quella diocesana ma anche quella di Collegno, quindi della comunità cristiana, in dialogo con la società civile, perché non sempre coincidono, per una percentuale molto alta coincidono le due realtà, ma tante volte non coincidono. E allora mettersi un atteggiamento di dialogo, di collaborazione, di rispetto reciproco anche delle autonomie, credo che sia questo un senso e un valore da custodire e anche da crescere. Ecco perché nella visita pastorale io chiedo sempre di mettere in programma anche questo incontro, che vedo che viene sempre accolto con gioia, con soddisfazione e con grande spirito di ospitalità.